questo programma è offerto da Tecnocampus. Mercoledì 6 marzo, buongiorno da Teleprima, benvenuti anche oggi alla quotidiana rassegna stampa che come sempre è offerta da Tecnocampus. Anche questa mattina vediamo i fatti principali che troviamo innanzitutto sulle testate nazionali, partendo dal presupposto che ieri c'è stato Consiglio dei Ministri e si è arrivati a un nulla di fatto per quanto riguarda la TAP. E ancora vediamo che tanti sono gli interrogativi proprio su questo argomento, ma intanto il Premier Conte dice tranquilli, si deciderà entro venerdì. Ma cominciamo a vedere subito le prime pagine dei quotidiani, iniziamo questa mattina dal Corriere della Sera e vediamo che titola proprio così, reddito lite con le regioni. Il primo punto infatti è il reddito di cittadinanza, visto che da oggi si può cominciare a fare domanda. La paura più grande del governo è che si crei una vera e propria ressa negli uffici preposti proprio alle richieste del reddito di cittadinanza, quindi ad esempio alle poste. Ovviamente l'annuncio che viene fatto proprio dal vice premier Di Maio è quello di andare con calma e quindi non affollarsi, ma comunque staremo a vedere che cosa accadrà, considerato che la decisione a chi concedere o meno il reddito di cittadinanza sarà attribuito comunque nel mese di aprile e poi l'erogazione di questo contributo sarà data a maggio. Ma cominciamo a vedere appunto quali sono i fatti. Vertice con il premier sulla TAV, l'ira di Salvini, subito la decisione finale via le domande per il reddito, il rischio di resta il caso Navigator, oggi la Camera ancora sulla legittima difesa, scontro con le regioni per il reddito di cittadinanza, al via le domande sul caso Navigator, anche questo problema notevole, i governatori mettono le mani avanti, non faremo da alibi. Sulla questione TAV oggi vertice con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, subito la decisione finale chiede il Vice Premier Matteo Salvini. E ancora continuiamo a vedere quali sono gli altri fatti in primo piano, vediamo proprio la frenata cinese, i paradossi e le elezioni che ci arrivano da Pechino. Quando un primo ministro infatti presenta il programma di governo e pronuncia 23 volte le parole rischio e pericolo, forse è davvero il caso di preoccuparsi. Quando il capo di governo nello stesso discorso annuncia che il suo paese quest'anno crescerà tra il 6 e il 6,5%, la questione a quel punto si fa paradossale. È questo il paradosso della Cina ed è anche una lezione per tutti noi. Infatti non è un quadro euforico e autocelebrativo quello che il premier Li Keqiang ha presentato al Congresso Nazionale del Popolo, la massima rappresentazione teatrale di quella che a Pechino amano definire la democrazia con caratteristiche cinesi. E ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano che troviamo proprio su Corriere della Sera ed eccoci qua i veti e le clausole di Conte, c'è qualcosa di già visto nell'uso che Movimento 5 Stelle e Lega tendono a fare del premier Giuseppe Conte, lo hanno usato come estrema mediazione quando l'Italia rischiava la procedura di infrazione per la manovra finanziaria nel dicembre scorso. A quanto pare, dice il Corriere della Sera, lo usano ancora e ritorniamo all'affermazione del Presidente della Francia quando lo definì proprio burattino. Ed ancora vediamo le altre notizie in primo piano, vediamo Praga e i pirati, la rivoluzione dei figli ribelli e infatti sono passati 30 anni da quando Praga uscì dal comunismo credendo al sogno di un poeta. Václav Havel oggi è diventata anche euroscettica. Ancora andiamo a vedere le altre notizie in primo piano, nella parte centrale della pagina e mostra i quadri della ragazza. Il padre dice realizzo i suoi desideri. In questo modo rivive il sogno di Alba Chiara.
pensate un po', uccisa 2 anni fa dal fidanzato. E così rivive nelle sue tele, nei suoi colori, aveva 22 anni quando il fidanzato l'ha uccisa. Studiava pittura, la sua passione, ed è il padre oggi a realizzare una mostra con i suoi 15 dipinti. È un modo, racconta appunto il papà, per realizzare un po' dei suoi sogni, anche se ora lei fisicamente non c'è più. E ancora vediamo buone notizie sul fronte della salute, una cura per l'HIV con le staminali, il virus è sparito, il trapianto è avvenuto su un londinese. Infatti un paziente con il virus dell'HIV è malato di un linfoma di Hodgkin, un tumore che colpisce le cellule del sistema immunitario, ossia le stesse che l'HIV aggredisce, ha subito un trapianto di staminali e da 18 mesi il suo organismo non presenta tracce di virus. La notizia arriva da Londra. È la seconda volta che questo tipo di terapia viene applicata. Il precedente riguarda Timothy Brown, americano, 52 anni. All'epoca della malattia era a Berlino, ora vive in California e a Palm Springs. E che ce l'ha fatta? Sono 12 anni che non prende addirittura i medicinali proprio per l'HIV e a quanto pare sta bene. Ma continuiamo a vedere quali sono i fatti in primo piano sulle testate nazionali. Ci spostiamo adesso sul quotidiano La Verità, andiamo a vedere quali sono i fatti che ci vengono raccontati. Ci costringono a pagare il farmaco che fa cambiare sesso ai ragazzini. Un titolo inquietante per raccontare i fatti secondo questo quotidiano. Decisione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, adesso anche in Italia si può somministrare la medicina creata per curare i tumori che blocca la pubertà. E dicono proprio così, alla faccia degli allarmi per la salute che arrivano da tutto il mondo. Ed ancora nella parte centrale della pagina, Zingaretti intanto si inginocchia già a Bruxelles, sia l'Unione Europea a 2 velocità. E ancora il controspionaggio dei Renzi, che ti ha chiesto la finanza, testimoni convocati a Rignano e coindagato Tiziano vuol vedermi in segreto. Ed ancora ci spostiamo su Papa Bergoglio, assediato dallo scandalo pedofilia, questa è la notizia che ci arriva direttamente da Panorama. Ed ancora nella parte bassa della pagina, eccoci qua il gas dimenticato, parliamo del radon, uccide, pensate, 3.200 italiani l'anno, ma non esiste neppure una mappa. E nella parte bassa della pagina, sorpresa, Google, i maschi sono pagati di meno. È incredibile, ma a quanto pare La Verità racconta di una discriminazione al contrario. Normalmente, ed è ancora veramente una situazione indicibile, le donne hanno un salario, comunque percepiscono un reddito inferiore agli uomini pur a parità di prestazioni lavorative, e in questo caso invece parliamo di Google, dove gli uomini a quanto pare vengono retribuiti in maniera inferiore. Ed ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano, ci spostiamo sul Fatto Quotidiano, e da oggi si può chiedere il reddito di cittadinanza. Dalla burocrazia dipende il consenso futuro del Movimento 5 Stelle, ma anche la qualità della vita di milioni di poveri. E nella parte centrale della pagina, no TAV, no Conte, 48 ore per uscire dal tunnel. Di Maio e Salvini agli antipodi, decide il Premier in base ai costi-benefici, vertice con vice e tecnici, poi dopo questa situazione alt ai bandi. E li vediamo tutti e tre in questa eloquente foto. Il governo appeso al buco, così lo definisce questo quotidiano. E ancora vediamo nella parte bassa della pagina, Il nome della rosa, la serie Il tocco del grande scrittore, ecco in TV. Un romanzo illustrato. E infine ancora notizie in primo piano, le nostre famiglie, adozioni ai single, i pro e i contri, il DDL fermo però da 3 anni. E anche su questo argomento, voi che cosa ne pensate? Secondo voi l'adozione può essere attribuita a un genitore single oppure no? Anche perché molti sono ancora i bambini da adottare, crescono, si trovano nelle case famiglie, molto spesso raggiungono la maggiore età senza riuscire ad avere il piacere e soprattutto il supporto di una vera e propria famiglia. E continuiamo a vedere ancora le notizie in primo piano. Libero, oggi scatta la corsa al reddito di cittadinanza, fanno un unico assalto mentre gli anziani crepano. Un'orda mai vista invaderà infatti Poste e INPS, pagare bollette e incassare pensioni sarà proibitivo. Intanto 1,5 milioni di vecchi non autosufficienti non riceve alcun aiuto dallo Stato. Insomma, anche un titolo dispregiativo da un lato per chi comunque percepirà o riuscirà a percepire il reddito di cittadinanza definito fannullone da questo quotidiano, dall'altro lato anche la
qualità delle persone più grandi, definiamole così, proprio deprezzate e considerate appunto vecchi. E ancora continuiamo a vedere le altre notizie. Che carriona, onore a Di Maio, dal nulla è diventato poco niente. E nella parte centrale della pagina, altro che borgata, la Meloni fa un discorso in perfetto inglese, parla da Trump e riscuote complimenti ovunque. E ancora Rete4 riesce a rilanciarsi grazie agli animali della Brambilla, il programma domenicale infatti che salva Mediaset. E infine vediamo nella parte destra della pagina: che giustizia è, politici in cella, spacciatori liberi di ammazzare. Insomma, oggi si parlerà ancora della legittima difesa, vedremo quali saranno le decisioni del nostro governo in materia. Ci spostiamo ora sul tempo. Conte con Visco all'insaputa di Tria, 2 ore di faccia a faccia del Premier con il governatore senza il Ministro dell'Economia. Tutti i mesi si incontrano in segreto a parlare di economia e nomine, ieri addirittura pizzicate per caso. E nella parte centrale della pagina vediamo quali sono gli altri fatti: Andreotti triato in ballo oppure da morto, riaperte le indagini, pensate, sul caso Pecorelli. E la sindaca Raggi dovrà testimoniare, infatti Raggi in aula al processo su Lanzalone. Ed ancora, quartiere ostaggio dei ladri, un vero e proprio far west, 7 camini, 9 raid in una sola notte. E nella parte bassa della pagina, stasera Roma in Champions col Porto, il tecnico si gioca la panchina e questa la partita della verità per Difra. E ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano, ci spostiamo sul quotidiano La Repubblica, e anche il quotidiano La Repubblica apre proprio sul reddito di cittadinanza. Che cosa ne sarà, che cosa accadrà di questa nostra Italia di fronte a questa nuova manovra, ma soprattutto che cosa accadrà di tante persone che adesso sperano in qualcosa di meglio. Tutto pronto per il via, dice Repubblica, o quasi. Oggi le domande a CAF e Poste, ma si rischia il caos, le regioni dicono no alle assunzioni dei navigator. E intanto il muro dei 5 Stelle contro la TAV, Salvini stasera si decide, legittima difesa, e pesa infatti, si passa alla Camera, cresce la fronda grillina. Ancora vediamo quali sono le altre notizie, vediamo il commento nell'editoriale, il pericolo che diventi un vero e proprio sussidio, e si parla sempre di reddito di cittadinanza. Ancora un'intervista che viene fatta da Repubblica al Del Rio: io con Zingaretti, Renzi lo sento poco, ha scelto di farsi da parte. Ed ancora resta il simbolo PD, niente listone unico per il voto europeo. E andiamo nella parte centrale della pagina, le lacrime di Parigi grazie a Lagerfeld. E ancora la storia, Hillary si ferma, l'era di Clinton è finita davvero. E nella parte bassa della pagina vediamo, eccoci qua, la cultura, se l'ologramma fa sparire il corpo dell'artista. Anche questo si dovrebbe andare a vedere nei particolari, proprio per comprendere come la tecnologia e soprattutto come l'attuale capacità tecnologica riesce a trasformare tutto e soprattutto a far sparire quello che in realtà sparito non è. E ancora nella parte bassa della pagina, anche qui viene raccontata la vicenda del paziente inglese salvato dalle staminali e guarito in questo modo da una malattia che finora è sempre stata considerata inguaribile, quale appunto l'AIDS. Ma noi ci fermiamo per un attimo, lasciamo il spazio a un attimo di pubblicità, ritorniamo subito dopo, quindi mi raccomando, non andate via. What a funny guy, sober up 10 years old, motherfucker, there was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove that I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spent it on girls and shit. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. Stuck up on the stage singing, yeah, I know I sang songs, I sang songs. Oh, I know I sang songs, I sang songs. Just sing. Ooh, Eddie blew his shot. Get along with old timers, cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep it, girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut 'em
know losing words my excuse, but the truth is I can't open up. You don't wanna be high like me. Never really. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ed eccoci di nuovo giunti in studio. Vi ricordo che oggi è mercoledì 6 marzo e siamo sempre nel meglio della rassegna stampa. Vediamo quali sono i fatti principali e stamattina continuiamo a sfogliare le testate nazionali. Ricominciamo con il Mattino e vediamo che nella parte alta della pagina vediamo le brevi. La scienza, tumori al seno napoletano, scopre i geni del rischio metastasi. Insomma, ancora una buona notizia sul fronte sanitario e ancora il capolavoro di Eco, Il nome della rosa, perché la fiction TV può superare il film. Insomma, tutta una situazione che viene raccontata dalle pagine del Mattino, proprio perché a quanto pare un film solo non basta per raccontare la magnificenza di un testo unico qual è Il nome della rosa, ma probabilmente adesso la fiction rappresenta davvero quel modo in più, quel surplus che ci permette di vedere tutto nei particolari, quasi come se stessimo affrontando un capitolo dopo l'altro il testo di Eco. E ancora vediamo Il Grande Fratello, corona il video sulle corna di foglie, la TV trash ormai ha toccato il fondo e questo ancora ci risulta sempre più complicato, perché la situazione è proprio questa: molte persone tendono a spegnere la televisione in certi momenti della giornata proprio perché certe cose ormai non si possono assolutamente più vedere. E ancora vediamo l'articolo di apertura del Mattino: reddito, si parte nel caos, da oggi via le domande, via nei caffè di Napoli, siamo impreparati, richieste solo sulla carta. I navigator, non c'è intesa con le regioni, INPS sotto organico, la card all'inizio varrà solamente per la spesa. Ed ancora il commento, gli equilibrismi del Premier per salvare almeno la faccia, infatti parliamo di Giuseppe Conte con l'aria di chi esprime pensieri profondi, anzi ci fa sapere che entro venerdì avremo la decisione su TAV e fin qui la notizia ci sta pure. Molti di noi in effetti dubitavano che la decisione in proposito sarebbe arrivata addirittura prima delle elezioni europee, ma laddove la sorpresa cessa immediatamente di essere tale è quando il già menzionato Premier, che cosa dice? Aggiunge che un percorso di razionalità tecnica, presumibilmente quello dell'analisi costi-benefici condotto dall'equipe guidata dal professor Ponte, si aggiunge ora un percorso di razionalità politica. Insomma, man mano si aggiungono elementi proprio su questa TAV e staremo a vedere effettivamente il governo che decisione riuscirà a prendere e verso quale direzione andrà. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano. Governo in bilico, dice Mattino, Salvini sulla TAV, decidere subito, i 5 Stelle in tilt. Infatti il vertice tra i due vice premier e Conte è un flop, Grillini e Lega distanti, Salvini, mi aspetto l'ok subito. Al Senato mozioni di sfiducia di PD e Forza Italia contro Toninelli, si voterà il 21 marzo. Ed ancora le idee, May e Brexit o non Brexit, questo è il dilemma? No, assolutamente no, semplicemente uno spazio. Racconta appunto il Mattino. Ed ancora vediamo una notizia di cronaca terribile, violentata da branco nella stazione circumvesuviana, sono delle bestie. San Giorgio a Cremano caccia tre uomini nel video dell'ascensore, le immagini sciocche, infatti l'hanno circondata nell'ascensore abusando di lei in lacrime e con i vestiti strappati. Una giovane di 24 anni è stata soccorsa poco dopo nella stazione della circumvesuviana di San Giorgio a Cremano da alcuni passanti. È intervenuta la polizia che ha visionato le immagini
delle telecamere di sorveglianza per stringere il cerchio intorno agli aggressori, probabilmente tre. Il presidente Eav De Gregorio: sono belve vigliacche, assolutamente nessuna pietà. E qui ci aggiungiamo anche noi a questo appello, anche perché soprattutto ringraziando la Circumvesuviana esistono le telecamere, quindi c'è una forte presenza di queste immagini. Ancora andiamo a vedere le altre notizie in primo piano. Una brutta notizia per quanto riguarda l'Italia, in particolare la Regione Campania e la Corte Europea: terra dei fuochi, processo all'Italia e perché violata la vita. Insomma, in Italia non se ne parla a sufficienza, ma a quanto pare l'Unione Europea supera questo ostacolo tutto italiano e comincia davvero a fare un mea culpa e soprattutto a verificare qual è il problema principale. Lo Stato non adottò misure sufficienti per proteggere la salute dei cittadini della cosiddetta terra dei fuochi, e questa è l'accusa a cui l'Italia dovrà difendersi davanti alla Corte Europea per i diritti dell'uomo di Strasburgo. Insomma, sembra davvero che tutti i diritti della terra dei fuochi siano stati calpestati. E ancora il reportage Ruviano, la virtuosa che rivive con i fondi dell'Unione Europea. Vediamo proprio questa bella notizia che arriva da Caserta. Immersa nelle colline, nel verde del casertano, Ruviano, 1800 abitanti, è diventata un esempio da record. L'amministrazione comunale infatti ha speso tutti i fondi dei progetti cofinanziati dall'Unione Europea. Il sindaco Cusano: queste opere sono il nostro fiore all'occhiello. Insomma, si dovrebbe passare dai fatti raccontati su un giornale ai fatti visionati, e quindi tutti a Ruviano. E ancora vediamo nella parte bassa della pagina la parte sportiva, la formazione anti Salisburgo, ormai ci siamo quasi, turnover e l'ora di Insigne, l'attacco a Milik e Mertens. Europa League: Ancelotti orientato a schierare il tandem Milik Mertens nella prima sfida degli ottavi contro il Salisburgo. Insigne partirà dalla panchina, il rigore sbagliato non c'entra un bel nulla, è una questione di minuti nelle gambe, che a questo punto della stagione hanno davvero il loro peso, e tenendo conto dei cambi di domenica, Milik e Mertens sono quelli che hanno giocato di meno. Ed ancora l'analisi, il grande affare dello stadio e dei fan sui social. Lo stadio infatti è l'unità di misura della distanza del vertice, non l'unica ma la più importante per il suo valore simbolico ed economico allo stesso tempo. Ovviamente stiamo parlando dello stadio del Napoli. Ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano, ci spostiamo sul dubbio. Commercianti a sorpresa: non vogliamo armarci. E sulla legittima difesa, infatti, vediamo primi sì alla Camera, oggi il voto finale è un passo decisivo per la nuova legittima difesa voluta dalla Lega. La Camera ha detto sì al corpo centrale della riforma, oggi il voto definitivo e poi un ulteriore passaggio al Senato. Ma proprio in queste ore i diretti interessati dicono di no, e stiamo parlando di gioiellieri, tabaccai e benzinai, sebbene siano tra le categorie di commercianti più esposte ad attacchi criminali, subendo furti e rapine anche reiteratamente, sono contrari a trasformarsi in giustizieri e a impugnare la pistola. E quanto emerge da un'inchiesta dell'ADN Cronos, siamo contrari in linea di massima ad armarci, vogliamo evitare il Far West, dice Steven Tranquilli, direttore di Federpreziosi. Confcommercio: con una pistola puntata contro può capitare che si reagisca semplicemente presi dall'emotività. Insomma, una vera paura che non è assolutamente illegittima, anzi bisognerebbe tener conto di tutto questo. E ancora vediamo quali sono gli altri fatti in primo piano, ci spostiamo sul Manifesto. Oggi parte il reddito di cittadinanza, il modulo alle poste e CAF scaricabile dal sito del Ministero del Lavoro. E intanto sulla legittima difesa, il mutuo omaggio dei 5 Stelle a Salvini, ancora tutto silenzio. E nella parte centrale della pagina titola proprio così il Manifesto: bandolero, deciderò venerdì. Sulla Torino-Lione, muro contro muro al vertice di Palazzo Chigi tra Salvini e Di Maio, il Premier Conte media tra i duellanti e annuncia che la scelta sarà politica, esclusa la Minitav, bandi di gara in stand-by, trattativa oltranza alla Camera, mozione di sfiducia di PD e Forza Italia contro il ministro Toninelli. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, vediamo la Stampa che cosa ci racconta. TAV, Salvini insiste, si fa
Toninelli si dimette, ma Conte lo trattiene. E ancora DEF, mancano oltre 30 miliardi. Intanto Zaia su fisco e tasse, il neo segretario PD è sulla linea di Renzi. E nella parte centrale della pagina Trump avverte Erdogan: non comprare i missili da Putin. E intanto vediamo anche qui il trapianto di staminali contro l'HIV. E ancora ci spostiamo proprio su un'altra testata nazionale, però cambiamo proprio argomento, andiamo sulla parte sportiva col Corriere dello Sport. Juve prova di fortezza, venerdì con l'Udinese la partita numero 200 allo Stadium, 79,4 la percentuale di vittorie. I successi sono 158, 32 i pareggi, 9 le sconfitte, 424 i gol segnati, meglio di Barcellona e Bayern, una carica in più verso l'Atletico. Ed intanto Icardi, Dybala, perché si può, Paolo ci pensa, vuole ritornare centroavanti. E intanto nella parte centrale della pagina, Divo Porto, Roma in Portogallo, per entrare nel G8 Champions si decide anche il destino di Difra. E ancora più in basso, per il tecnico è la sera più difficile, ma davvero ci sarà Paolo Sousa in tribuna? Io proprio non lo so. Rientrano Manolas, Nonzi e Perotti. Clamoroso Ajax al Bernabeu 4-1, dopo tre trionfi il Real va fuori. E ancora esclusivo dopo loro una coppa, Sofia Goggia è già nel futuro e dice: sogno quella grossa, è dura. E ancora ci spostiamo sul Tutto Sport, sempre per continuare l'argomento sportivo, Toro sia Tutto Sport il 16 sconto ai papà, Ansaldi un minuto ed è granata al 100%, ed ancora Real disintegrato senza CR7 e fuori, Ajax travolgente al Bernabeu per 4-1. E nella parte centrale della pagina l'ultima tentazione della Juve, vediamo qual è, eccola qua, Conte con Pirlo, in attesa di decidere il futuro di Allegri, bianconeri pensano alle alternative, resta forte la candidatura di Zidane, sullo sfondo c'è Guardiola, ma occhio a una coppia inedita. E anche per questa prima parte della rassegna stampa è tutto, vi lascio qualche momento di pubblicità, ma non andate via, ritorniamo subito. I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spent it on girls and shit. You don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Songs, sad songs. Oh, I know. Sad songs, sad songs. Just sing. Ooh, Eddie blew his shot. I get along with old times, cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up, some words my excuse, but the truth is I can't open up. You don't wanna be high like me, never really. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ed eccoci di nuovo in studio, pronti per affrontare le tematiche che ci riguardano più da vicino, sia la regione Campania, partendo da Napoli e poi via via arrivando fino alla provincia di Caserta e Caserta città. Ma vediamo ora quali sono i fatti in primo piano. Si parte da Napoli, il capo oltraggio nella Carogna diventa, pensate un po', collaboratore di giustizia. Gennaro De Tommaso è da 3 anni in carcere con l'accusa di traffico di droga. Nella finale del 2014 a Roma, quando fu ferito e poi morì il tifoso napoletano Ciro Esposito, salì appunto
Zarì sulla barca e condusse per oltre un'ora la trattativa con le forze dell'ordine. Insomma, fu lui proprio a darsi da fare. Ha deciso di collaborare adesso con lo Stato e avrebbe già reso alcuni interrogatori alla DDA di Napoli. Il nuovo pentito è Gennaro De Tomaso, conosciuto proprio con il nome di Gennaro La Carogna, ex capo ultra della curva del Napoli, in carcere da 3 anni, accusato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, salito alla ribalta delle cronache nazionali il 3 maggio del 2014, quando il Napoli vinse la Coppa Italia contro la Fiorentina, e nel prepartita fu ferito gravemente il tifoso napoletano Ciro Esposito con un colpo di pistola esploso da un ultras della Roma, arrestato e poi condannato. E quel giorno De Tomaso salì sulla balaustra dello Stadio Olimpico e con una maglietta nera che inneggiava alla scarcerazione di Antonio Speziale, il giovane catanese indagato per la morte del poliziotto Filippo Raciti, dettò i tempi della trattativa tra le forze dell'ordine, i calciatori e i responsabili della federazione. E ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano, vediamo che cosa accade. Abbiamo già visto dalle prime pagine dei quotidiani, la terra dei fuochi fa sì che venga bocciata l'Italia dalla Corte di Strasburgo, che avvia così il processo appunto contro il nostro paese. Infatti la Corte di Strasburgo ha avviato il processo contro il governo italiano per la situazione cosiddetta terra dei fuochi. La Corte ha accolto in via preliminare i ricorsi ricevuti dai cittadini e associazioni che denunciano la violazione dei loro diritti alla vita e al rispetto della vita familiare sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti Umani. Sempre più, insomma, una vergogna tutta italiana. E ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano. Vediamo che ieri pomeriggio a Napoli è arrivato il ministro Lezzi. A Bagnoli, per me l'unico ostacolo è il sequestro dei suoli, dice. Infatti vediamo, mi auguro che su Bagnoli non ci siano contrasti né opposizioni. Ci sarà uno stanziamento e per quanto mi riguarda l'unico ostacolo che resta da rispettare è il sequestro dei suoli, è quanto ha detto proprio il ministro per il Sud Barbara Lezzi, commentando le critiche che il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha mosso al commissario per Bagnoli Francesco Floro Flores. La scelta del commissario, ha poi sottolineato Lezzi, era per dare continuità al lavoro già iniziato e assolutamente non tornare indietro su questioni già decise e portate avanti. Ed ancora ci spostiamo sulle altre notizie proprio della Repubblica. Ischia, la resa della piccola libraia, chiudo, combattevo contro i mulini a vento. Insomma, una notizia che ci lascia tutti un po' sconfitti. Aerei di carta e gioco della campana, letture di favole e iniziative negli orti. E quell'annuncio, nuovi libri di principesse, piuttosto qui sono disponibili tanti titoli con donzelle forti, coraggiose e avventurose, ma la libraia ha deciso di chiudere. Vico San Gaetano smette di battere il cuore pulsante di Forio, la libreria che si chiama così perché appunto i libri sono soprattutto libertà, a quanto pare non ci sarà più. Quanto ha annunciato la titolare Barbara Pierini, collante di generazioni di piccoli lettori e motore di iniziative pubbliche. Per spiegare il perché, dice: non posso combattere contro i mulini a vento come Don Chisciotte. Nell'era di Amazon, la minuscola libreria di paese nata 7 anni fa e specializzata in libri illustrati per ragazzi, a quanto pare alza bandiera bianca. A questo punto davvero si dovrebbe fare qualcosa per evitare questa situazione e far sì che qualcosa che va controcorrente, soprattutto incita le bambine ad essere libere di essere quello che sono, dovrebbe essere sostenuta da tanti, ma staremo a vedere anche questo. Ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano e vediamo che un altro fatto di cronaca colpisce proprio Caserta, in particolare Casa Pesenna, quando ieri uova contro un bus sono state appunto lanciate contro questo bus di studenti in visita a Casa Pesenna, picchiato anche l'autista. E infatti il pulmino con studenti provenienti dalla Toscana si stavano recando in visita a uno dei beni confiscati a Michele Zagaria a Casa Pesenna ed è stato preso d'assalto nel centro del paese da un gruppo di giovani che hanno lanciato uova contro il mezzo. Il fatto è avvenuto nei pressi del bene confiscato, che ospita anche una banca. Il conducente Paolo Zagaria, di 37 anni, di San Cipriano di Aversa, è sceso dal pulmino chiedendo ai ragazzi di smetterla, anche perché gli studenti provenienti da scuole superiori della provincia di Pisa erano ovviamente impauriti. L'uomo è stato picchiato finendo in ospedale ad Aversa, dove è stato dimesso con una prognosi di 7
7 giorni. Ed ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano. Di Lauro, la compagna del boss ai vicini di casa, scusate per il falso nome, ha detto. Infatti ha chiesto scusa prima di lasciare l'abitazione. Cira Marino, 29 anni, la compagna storica di Marco Di Lauro, il boss dell'omonimo clan di Secondigliano, fondato dal padre Paolo, detto Ciruzzo Milionario. Dopo l'arresto del compagno, la donna che per tutti questi anni ha fatto la vita del latitante come suo uomo, ha voluto chiedere veni ai suoi vicini, gli inquilini dell'edificio di via Emilio Scaglione nel quartiere Chiaiano Piscinola di Napoli, per essersi sempre fatta chiamare Anna Maria. Una bugia necessaria per tutelare Marco in fuga dalla giustizia da ben 14 anni. Poi prese le sue cose, ovviamente è andata via. Adesso è indagata a piede libero, ovviamente per favoreggiamento. Ed ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano, ci spostiamo su Caserta News e vediamo cosa è accaduto. Eccoci qua, Camorra spari contro l'agenzia, poi l'aggressione con lo spray al peperoncino. Allora non hai capito? Ti sfondo la testa e poi giù a suon di botte, calci e pugni anche in testa, utilizzando anche lo spray al peperoncino nei confronti della vittima. E questa è l'aggressione violentissima di cui si è reso protagonista Antonio Raffaele Ligato, figlio del boss ergastolano Raffaele, raggiunto nella mattinata di ieri da una nuova ordinanza di custodia cautelare insieme alla sorella ed altre 16 persone. Gli atti delle indagini emerge la ferocia e la violenza che i figli del capoclan di Pignataro Maggiore utilizzavano per poter riconquistare il controllo del territorio in tutto l'agro caleno. E non avevano paura di utilizzare anche le armi. La vicenda dell'aggressione avviene nel maggio 2018 ed ha come vittima un imprenditore di Sparanese, titolare della ditta di punte funebri Vagliviello, a cui il rampollo della famiglia Ligato voleva vietare il lavoro a Pignataro. Ancora continuiamo a sfogliare le pagine di questo quotidiano, uno scandalo dei servizi sociali raccontato da Caserta News, l'ex sindaco ed altri 18 a processo, appalti truccati alle cooperative amiche, appunto in cambio di favori elettorali. E tutti rinviati a giudizio. Il gruppo Sergio Enea del Tribunale Santa Maria Capovetra ha infatti disposto il processo per i 19 indagati coinvolti nello scandalo degli appalti truccati nell'ambito socio-sanitario C8 che vede comune capofila Santa Maria Capovetra. Il processo inizierà di giugno innanzi alla prima sezione penale Collegio B del Tribunale di Santa Maria Capovetere. Il giudice per l'udienza preliminare ha rinviato così a processo l'ex sindaco Biagio Maria Di Muro, 51 anni, per gli inquirenti promotore dell'associazione A Delinquere, anche la sorella Annunziata Di Muro, 47 anni, e ancora altre persone proprio per la medesima vicenda. Ed ancora Casa Nogaro, scout e associazioni nella villa del figlio del RAS. Affidato infatti il bene confiscato all'imprenditore Musone, sarà intitolato, pensate un po', al vescovo emerito di Caserta. E infatti Casa Nogaro sarà proprio questo il nome della villa confiscata ad Eremigio Musone, imprenditore figlio del RAS di Mazzacane Vittorio Musone. Il bene ospiterà gli scout di Caserta 2 e Capodrise 1. L'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati infatti ha affidato la villa di via San Pietro a Capodrise per creare un centro per i gruppi scout ed altre associazioni che hanno deciso di intitolare l'immobile al vescovo emerito di Caserta, Raffaele Nogaro, nome evocativo, simbolo della lotta alle mafie e al malaffare e nel segno della tutela dell'ambiente e del bene comune, appunto in pieno spirito scout. Ancora ci spostiamo su un'altra testata locale e ci spostiamo su Caserta, prima pagina. ASI, le nomine del governatore di comunale sono legittime, il blitz delle dimissioni della Pignetti e la rielezione invece sono illegittime, racconta appunto questo quotidiano. Infatti Graziano ha fatto fare il blitz, il governatore De Luca non c'entra e non può essere accusato dai media per colpa delle cavolate di Graziano. Le cose vanno dette come sono, chi fa gli errori, in questo caso Stefano Graziano, che è anche il presidente del partito regionale, se ne deve assumere le responsabilità e dovrà anche assumersi le responsabilità di quello che accadrà, come ricorsi e come brutta immagine del PD. E ancora vediamo altre notizie da Caserta prima pagina. Traettino, il più criticato a Caserta, la domanda è: forse vuole stare su troppe cose? Questa è la domanda che si pone appunto Caserta prima pagina. Infatti Traettino lo riteniamo una brava persona, ma non ciò non toglie che una buona fetta dei casertani lo critica, in quanto tutti dicono che vuole stare
sempre in mezzo a tutti, candidature, operazioni, incariche. Noi invece su questo non lo critichiamo perché è una sua scelta, lo critichiamo invece perché non fa niente per la città. E a dirlo, ripeto, è ancora una volta Caserta prima pagina. Ancora ci spostiamo su Notix, altro quotidiano locale ma anche nazionale, rilancio della politica nel sud, le prospettive dopo l'incontro tra Di Luca e Zingaretti, Di Luca che vediamo nella foto. Infatti si è svolto ieri un cordiale colloquio tra il nuovo segretario nazionale del PD, Nicola Zingaretti, e il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, proprio sul rilancio dell'iniziativa politica nel sud. Dopo la visita del segretario a Torino per il rilancio della battaglia per la TAV, Zingaretti ha condiviso di tenere in Campania un'iniziativa che dia una svolta al piano delle infrastrutture, oltre che di interventi stradali e ferroviari, si è parlato dello sviluppo del sistema aeroportuale campano, insomma tante novità che vedremo comunque sicuramente nei prossimi giorni. E per quanto riguarda la rassegna stampa anche per oggi è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo sempre che questo momento della prima mattina di Teleprima è offerto da Tecnocampus e auguro a tutti voi una splendida giornata in compagnia delle persone che amate di più e soprattutto con le vostre intenzioni migliori. Buona giornata a tutti! Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.